Mi fa piacere sotto questo accenno, so che ieri Bertinotti ha fatto un ottimo discorso parlando anche proprio di questioni mondiali e non soltanto come fanno chiaramente i politici italiani di questioni locali che poi riguardano chiaramente le poltrone e nient'altro. Invece Bertinotti ha saputo fare, a quanto mi hanno detto, ma io lo conosco e l'ho sentito altre volte, appunto questo collegamento col mondo. E bisogna dire, bisogna riconoscere la rifondazione che questo contatto col mondo è una cosa a cui tengono molto. Ultimamente nella mia piccola zona, no, del Permano, per esempio con la rifondazione che ha fatto venire da una parte il massimo esperto dell'America Latina, che è Guillermo Almeida, che ha scritto dei bellissimi libri proprio su Chiapas e su Che Guevara, e veramente ha una conoscenza e un orientamento proprio sulle questioni latinoamericane straordinario, ed è venuto da un piccolo paese come Porto San Giorgio. Come l'altro giorno, o tre giorni fa, è arrivato in un piccolo paese lì dell'Ascolano, che si chiama Castel di Lama, niente meno che l'ambasciatrice del Sudafrica in Italia, che è una donna di eccezionale intelligenza e vivacità, che ha fatto una bellissima discussione popolare proprio con la gente di questo paese, non una cosa ufficiale in nessun senso. È stata lì a parlare con la gente, a farsi rivolgere le domande, ha risposto sempre con un sorriso, con una calma e con un'intelligenza straordinaria, ha fatto capire delle cose che così in pochissimo tempo che la gente di quel paese non conosceva affatto. Ecco, e mi sembra che questo tipo di iniziative sia estremamente importante e utile, perché è proprio il tipo di iniziativa che ci fa conoscere il mondo. E devo dire, per ciò che riguarda il Chiapas, profondamente legato al Guatemala, sono tutti di cultura maya, perciò subiscono anche la stessa sorte per questa ragione. E forse il Guatemala è solo paese dell'America Latina che ha certamente rifiutato il cristianesimo e hanno conservato la loro cultura maya. Ebbene, Rigoberta Menchú viene spesso dalle nostre parti, viene con quei Yesi, qui ci sono anche delle amiche degli Yesi, mi pare, e c'è un'associazione lì per cui abbiamo dato a Rigoberta Menchú la cittadinanza onoraria di Yesi. E questo dei gemellaggi fatti per esempio tra Grotta Mare e la cittadina dove è nata Rigoberta Menchú in Guatemala, o questa darle così questa cittadinanza onoraria, aiuta molto a creare degli scambi, a conoscersi e a vedere di persona questa gente, ma chi sono questi? Poi andiamo bene le scuole, perché il bambino si domanda, ma chi è un guatemalteco? Ma chi è un africano? Dico, questo lavoro nelle scuole, di portare i bambini a contatto, allora vedono una gente simpaticissima, vivace, sorridente, che risponde a tutte le domande con estrema intelligenza, e vi assicuro che nelle scuole dove questi personaggi passano mai più il razzismo potrà allignare. È impossibile poi fare di questi bambini dei razzisti quando l'hanno visti con gli occhi loro, quando ci hanno parlato, quando hanno visto che sono le persone così, non solo, ma proprio simpatiche, intelligenti e capacissime di comunicare. Per cui credo che il lavoro che ci dobbiamo fare è di intensificare questo tipo di rapporti e soprattutto di tenere sempre un occhio sulle scuole, perché questo è il punto più vitale e importante della nostra società, e lì dobbiamo cercare di introdurre un elemento di verità, di conoscenza del mondo, di reale umanità, che purtroppo, seguendo soltanto i testi e i programmi, non si trovano. Volevo fare una semplice domanda, forse mi sbaglio, ma mi
guarda, Rigoberta non c'è una retorica. Lei è Maria, sì, ha letto il suo libro. Oh, dico, questa si deve arrangiare e fare così, chiedere un po' a qualcuno che protegga un po' la sua gente che è esposta a tali incursioni degli squadroni della morte e ha il numero più alto di decapare silos di tutti i paesi guatemaltechi. L'intera famiglia di Roberto Micciù è stata sterminata. Allora lei cerca di salvare un po' la pelle dei suoi connazionali e per questo fa anche questo. Ora, nel mondo di oggi, se tu non hai santi in paradiso, nemmeno esisti. Fino a pochi anni fa i santi in paradiso erano quattro: o l'America o l'Unione Sovietica, o i cattolici o gli islamici. Ma se non ne avevi uno, ma anche nel Sudafrica l'hanno potuto il vescovo ha dovuto fare questo compromesso. Figurati, lui che è pieno zeppo di una cultura africana ricchissima, che conosce molto bene cosa gli importa. È un compromesso fatto per salvare delle vite e basta. Anche Rigoberta Menchú che porta l'anno. Perché lei aveva chiesto persino un'udienza al Papa, no? Per trovare così qualcuno che non ammazzasse, insomma, che frenasse un po' questi squadroni della morte. Ebbene, quando si è presentata in Vaticano, lei aveva un abito guatemalteco e voi sapete che i guatemaltechi, tutti Maya, no? Anche i Chiapas, le donne, dato che gli spagnoli hanno proibito loro avevano una lingua scritta. Gli spagnoli hanno distrutto tutti i documenti scritti e hanno vietato loro di parlare. Allora cosa hanno fatto le donne Maya? Si sono cucite delle gonne complicatissime, e tu vedete una bellezza dal punto di vista estetico, e uno si domanda ma perché? Perché hanno fatto questi pezzettini di vari colori, mamma mia che fatica fare una gonna così. Perché hanno conservato la loro scrittura, scritta sulle loro gonne. Allora lei si è presentata in Vaticano vestita da guatemalteca, col suo abito tradizionale, naturalmente la testa libera e senza il suo scialle, no? Vestita così. Allora i cavalieri del Papa e i giovani che c'erano lì hanno detto non si può andare così per Papa, bisogna avere le mani lunghe, l'abito nero, accollato, il velo sulla testa, perché davanti al Papa si va con la testa coperta. Questo è sempre il segno, no, della schiavitù della morte. E lei si è talmente avuto un tale shock di rabbia che cioè, non c'era dovuto stare è stata lì perché veramente non sopportava questo, si è rifiutata di mettersi l'abito nero, collato, tutto quello che è necessario per presentarsi a qua. Anche la moglie di Veltroni si è dovuto fare l'abitino nero da collato che è andata a faccia, ma la moglie di Veltroni l'ha fatto, ma Rigoberta Menchú non l'ha fatto, per cui vabbè, c'è andata poi. Ecco. Io dico della moglie di Veltroni, perché io non ci sarei andata. Mi pare anche a me. Però Rigoberta non ci ha potuto andare, lei avrebbe fatto anche questo passo che le pesa molto, perché lei, tutta la storia del Guatemala e dei cattolici che hanno distrutto il suo popolo, la sa, no? Per cui non è proprio una mossa politica, come suol dirsi, per salvare la vita di qualcuno, perché lei veramente li ammazzano tutti. Dico anche Chiapas, è stranissimo come ha agito il governo messicano. È proprio un modo moderno di preparare le stragi di interi popoli. E è molto complicato, fatto di cose molto, molto strane. Infatti leggete il libro di Guillermo Almeida, il quale tra l'altro siccome abita a Firenze attualmente potete andare a trovare, potete raccontare un po' qual è la storia che ci apre. Comunque c'è questo libro molto bello che ha scritto e anche un libro che lo vedrà molto bello, succede d'altro. Quindi se dovessimo
lei viene da una famiglia che ha lottato contro il fascismo, se si fossero piegati per salvare la loro gente, tanti, tanti uomini che sono andati al confine, forse tuttora c'era il fascismo in Italia. Invece hanno tenuto fede e non si sono piegati questi uomini, e hanno fatto dei proseli. Hai capito cosa voglio dire? Hanno lottato in un'altra maniera, hanno lottato con la dinamite magari, hanno lottato con le rivoltelle, hanno lottato per la loro vita, ma hanno lottato. Ho capito, ma noi avevamo anche degli strumenti per lottare. Potevamo persino in qualche modo pareggiare la partita, anche la lotta partigiana, anche contro l'esercito molto potente. Ma guarda, quando nel 31 si sottomisero tanti al confine a fare il saluto fascista, mentre si voltano sulle dita quelli che non l'hanno fatto e sono andati a Napoli al processo. Quelli sono quelli che hanno portato avanti la lotta, non quelli che si sono piegati e hanno fatto. Ma questo è chiaro, ma se tu fai un paragone per esempio con i quadrimantelli o sudamericani, i metodi usati dagli spagnoli allora per quanto non ce lo fosse la bomba atomica, dico, sono stati tali che era impossibile resistere. Sono stati troppo uomini. Ossia, i massacri che hanno compiuto, dico, se tu ti leggi il diario di Bartolomeo de las Casas, vescovo di Haiti, credo che non dormi per tre notti, perché gli spagnoli anche avevano portato nelle Americhe dei molossi, degli enormi cani che erano da caccia e da guardia, proprio delle belve, no? Li lasciavano una settimana senza mangiare e poi gli davano da mangiare degli inviostiti. Ora, capisci, i trattamenti di questo genere, a questo livello, e soprattutto a quell'epoca, dove veramente non c'era una possibilità di risposta di nessun genere, ha veramente causato un trauma tale a tutte le popolazioni indios, è come se ci minacciano noi di bomba atomica, che se fa, ci minaccia di bomba atomica, dice, possiamo una bomba atomica su Fano. Perché si fa, si abbozzano. Dico, perché ci sono dei metodi di terrorismo tali che ti espropriano ovviamente, come la tortura. Un uomo messo alla tortura viene totalmente espropriato, non è più lui, magari denuncerà sua madre, il suo figlio, chissà, ciascuno di noi cosa farebbe se fosse stato posto alla tortura. Io non giurerei su me stesso, non giurerei su nessuno. Allora, ci sono dei metodi a tal punto esproprianti, come quelli che sono stati usati contro gli indios delle Americhe, che veramente ti tolgono ogni possibilità di resistenza. I guatemaltechi e i generali Maya sono veramente una popolazione con un coraggio straordinario, che sono riusciti a conservare la loro lingua, le loro tradizioni, e se sono fatti cristiani. Ma sai perché si facevano cristiani? Perché erano tutti schiavi, no? Ossia, secondo la legge europea, i sovrani di Spagna davano a tutti i bianchi che andavano a vivere nelle Americhe un grande appezzamento di terra con tutto quello che c'era sopra, compresi la gente, che erano tutti ridotti in schiavitù. Ora, siccome secondo la teoria della Chiesa, che ha discusso molto se gli indios avessero un'anima o no, ma erano più quelli che dicevano in fondo non ce l'avevano, che erano più vicini agli animali che agli esseri umani. Per cui, per esempio, che potevano portare il doppio del peso di un essere umano. Ma tutti questi schiavi venivano regalati, non costavano nulla. Invece gli schiavi che venivano dall'Africa grazie a questa nuova imprenditoria della tratta degli schiavi, che è una vera e propria imprenditoria moderna istituita nel 17 con la licenza di Carlo V, costavano un sacco di soldi,
Perché questo imprenditore doveva andare una nave, attraversare l'Atlantico, che allora non era uno scherzo, poi andare in Africa con un cappello d'armata, andare a pescare un bilancio, circondare il bilancio, ammazzare la gente, portarsi via i giovani e le ragazze, e poi si vede dai loro registri, no? Che la spesa principale erano le catene, perché adesso pare che ristabiliscano negli Stati Uniti le catene, per esempio. Sì. Ma era complicatissima queste catene, perché cominciavano dal collo, no? E perché le mettevano piuttosto larghe? Perché quando in queste file di incatenati che andavano a piedi verso il mare, qualcuno vedeva morto per la stanchezza, gli tagliavano la testa, ma la collana di testa continuava a funzionare, no? Perché il corpo correva sotto la testa da un'altra parte, a posto. Ma erano catene complicatissime che prendevano dal polso tutto il braccio di lassù, no? Alla vita, e poi lunga la gamba fino ai piedi, pesantissime. Per cui c'è questa grande spesa nelle voci, no? della contabilità dei negrieri, era sempre al primo posto il costo delle catene. Sicché questi costavano un sacco di soldi agli imprenditori. Per cui quando quelli che i sopravvissuti arrivavano nelle Americhe, e venivano tutti e bianchi, costavano tanti soldi, costavano addirittura quanto 10 quintali di zucchero o cose del genere. Per cui sono fatti sopravvivere. Mentre gli indio si ammazzavano tutti perché non costavano niente, tu ne ammazzavi 100, ne venivano altri 100, perché c'era. E invece gli schiavi che venivano dall'Africa costavano un sacco di soldi. Per questo che sono stati fatti sopravvivere, per questo che le Americhe sono piene, no, di africani, perché siccome costava molto, era un capitale, no? Bisognava conservarlo, perciò frustato si iniziava il trattamento, però li lasciavano sopravvivere. E poi perché gli indios, i quali erano in condizioni ancora peggiori, si facevano cristiani? Perché se si battezzavano, potevano andare a messa la domenica mattina, ossia ci avevano mezza giornata di riposo, perché non dover andare a lavorare sotto la frusta per mezza giornata era già una cosa straordinaria, no? E allora si battezzavano tutti per avere questa mezza giornata, perché quelli che non si battezzavano invece dovevano lavorare anche la domenica mattina. Questa è la ragione per cui queste ondate, no, di cristianesimo tra gli schiavi indios, che poi è diventata una specie di osservazione. No? Ma comunque, Rigoberto Menciù, per salvare qualche vita del suo popolo, si è andata persino ad andare al Papa, come vi dico, è andato a mare, perché poi non ci è arrivato. Brevissima considerazione per quello che riguarda il discorso scientifico, perché concordo totalmente sul discorso sulla guerra. Mi sembra che in questa conferenza la scienza sia stata caratterizzata un po' negativamente, gli accenni sono stati in genere in senso negativo e questo non lo condivido, perché secondo me è giusto che la ricerca scientifica debba andare avanti. L'importante è esercitare un controllo su come va avanti. L'uomo, come tutti gli esseri viventi, l'uomo è un animale, questo dobbiamo tenerlo sempre presente, e in parte risponde, cioè e risponde alle leggi della natura. E tra le varie leggi c'è l'istinto all'estensione, all'espansione. In definitiva, se noi consideriamo dei muschi e dei licheni, sono degli vegetali colonizzatori, cioè tendono a espandersi. Nell'ambito dei vegetali noi troviamo i vegetali colonizzatori, cioè quelli che avanzano in zone non conosciute. Il comportamento dell'uomo è lo stesso. In definitiva, l'uomo colonizza sia materialmente, cioè tende ad estendersi,
a livello oltre l'oceano, con tutta la negatività che abbiamo visto, non è che io sarà favorevole ai colonizzatori, e nello spazio. Io intendo solo considerare una tendenza ad avanzare, a esplorare il territorio. La stessa cosa ha fatto la scienza. Il fatto che a livello biologico si sia arrivati all'ingegneria genetica non deve essere visto con paura. Fa parte del processo centrifugo della scienza, del processo di espansione della conoscenza. La scienza stessa, quando lei parlava, faceva riferimento al primo Nobel, io adesso non ho presente il caso specifico, ecco, però voglio dire questo, la scienza ha scoperto l'esistenza dei virus e dei batteri. Questo ha permesso, utilizzato in un certo modo, di combattere tante malattie. Quindi ha dato un effetto positivo. C'è chi però l'ha utilizzato per fare la guerra batteriologica. Ecco, noi dobbiamo permettere, secondo me, alla scienza di espandersi e però contestare tutti quei casi in cui la scienza, cioè poi le scoperte scientifiche vengono male utilizzate negativamente. Sì, quindi una considerazione in questo senso. Un'altra considerazione che riguarda, ecco, poi per quanto riguarda l'ingegneria genetica, è vero che vengono fatte ricerche che si appunti nuove varietà, però questo è una modifica che fa parte del discorso evolutivo, perché noi ci troviamo in una situazione di dinamismo continuo, però è vero che questa ricerca genetica serve anche a mettere a punto delle varietà, ad esempio di grano, che si adattano bene a certi territori aridi, oppure che sono più produttive per il grosso problema che è quello della sovrappopolazione. Quindi diciamo, oggettivamente dobbiamo sottolineare i pro e i contro. Una cosa che volevo chiedere, a me risulta che Rita Levi Montalcini sia recentemente dimessa dal Comitato di Bioetica perché questo sta orientandosi in pratica in mano ai cattolici. Questo per me è un grosso problema della scienza. A me risulta che la Chiesa Cattolica ha interesse a inserirsi in modo, come suo solito, negativo nel mondo scientifico, e questo secondo me è un grosso pericolo, sapendo che questi signori sono quelli che per tanti secoli si sono opposti all'evidenza scientifica. Manipolare, se la scienza, se la Chiesa riuscirà a manipolare la scienza, staremo ancora peggio di come stiamo in questo momento. Per tutto il resto concordo completamente con sulla guerra, sulle negatività, e forse il dibattito al momento non è stato diverso proprio perché penso che tutti concordino completamente con quanto detto dalla signora Russo. Anzi, io mi chiedo se in questa guerra che guardava e in questa instabilità nostra non ci sia poi anche un interesse degli Stati Uniti a un'instabilità europea, a una minore competenza europea per un discorso puramente economico, così come gli Stati Uniti hanno interesse a creare uno stato di grande stabilità anche nel Giappone, degli attentati recenti. Grazie. No, ma sono d'accordo, ma che cosa chiamiamo scienza? Per esempio questa delle donne guaritrici, che hanno provveduto a tenere in piedi della gente che, pur essendo sovraffaticata e sottoalimentata, aveva come sola possibilità di vita la salute e la forza muscolare. E chi ci pensava allora? Non certo i medici della classe dirigente. Chi teneva in piedi tutti gli schiavi dell'antichità? Allora, è scienza questa o no? Secondo me lo è. Perché le quantificazioni e il proporre la continuità della cosa, no, dà un aspetto scientifico a queste scoperte, dopo cui si deve anche di sta gente che altrimenti
non avrebbe resistito. Questo richiedeva anche una profonda osservazione e conoscenza dei vegetali, dei minerali, degli animali, di tutto ciò che serviva, una serie infinita di sperimentazioni. E che cos'è la scienza? La scienza sperimentale, noi la chiamiamo dal Rinascimento in poi, no? Se non questo. Perciò le forme di scienza sono tante e non soltanto quelle codificate adesso. Ma è chiaro che ogni essere vivente trasforma la natura in qualche modo e adatta, si adatta alla natura da una parte, dall'altra parte adatta alla natura a sé. Il nido degli uccelli non è certamente un fatto fatto dalla natura, lo fanno gli uccelli. La natura i nidi proprio non li fa, o per esempio i castelli costruiti dalle termiti, che sono talmente solidi che nemmeno le bombe riescono a mandarli giù. Ebbene, questa è una trasformazione della natura, perché ogni specie animale tende a farsi uno spazio dentro la natura modificandola, e qui siamo d'accordo. Però il fatto è che tu devi modificare la natura conoscendola e adattandoti alle leggi di natura, perché se tu travalichi queste rischi non di fare un adattamento, ma una ferita, un disastro. Ed è qui che l'essere umano, il quale per la sua ragione particolare che posso benissimo spiegare, ha un tipo di curiosità e di intelligenza portata alla trasformazione della natura, più degli altri perché eccetera, si può a lungo fare l'antropologia di questo, però travalica a un certo punto, si dimentica, cancella la parte più importante di questa operazione. Che la natura bisogna conoscerla e rispettarla, modificarla nei limiti di quello che essa sopporta come modifica, e non per questo, altrimenti facendo un'opera di istruzione. Ora, indubbiamente, nell'essere umano si crea anche la paranoia di sapere tutto. Questa è una paranoia, perché chiaramente noi non abbiamo un tipo di intelligenza che ci consente una sintesi globale di tutto quello che in milioni d'anni la natura ha molto faticosamente costruito per creare una biosfera nella quale noi possiamo vivere. Di questo non si può sapere tutto, perché l'infinita quantità non è finita, sarà finita perché sono finita, ma è talmente grande il numero di queste operazioni e di questi tipi di attività energetica che è impossibile, noi li vogliamo tutti e pretendiamo di stravolgerli proprio nell'essenza, ossia non tenendo nessun conto del laborioso lavoro della natura per costruire questa forma di vita sul pianeta Terra. E allora qui non ci montiamo troppo la testa, no? Dire che possiamo trasformare, questa è stata probabilmente un'origine anche nell'inventarsi le religioni, ossia l'onnipotenza. L'onnipotenza l'essere umano non ce l'ha, non ce l'ha nessun essere vivente, perciò contentiamoci dei nostri limiti, abbiamo già abbastanza la palla di tempo di questi, non è che rimaniamo disoccupati o non sappiamo occupare il nostro tempo, c'è un bel po' da fare per vivere all'interno di questa enorme quantità di energie che si intrecciano per rendere possibile la nostra vita. Quello che è certo però è che il nostro amico è l'ossigeno, il nostro amico è l'anidride carbonica. Ora, siccome i pianeti chiaramente del nostro sistema sono morti per eccesso all'anidride carbonica e per mancanza d'ossigeno, allora, questo di sconvolgere questo principio e di distruggere delle cose che non possiamo sostituire con nessun marchingegno tecnologico, che è per esempio l'azione della cloroformina durante la notte, che passa dall'inorganico all'organico. Nessun marchingegno tecnologico, nessuna scienza umana ci farà costruire un motivo che sostituisce l'azione della foglia dell'erba. È impossibile. O del plancton per attirare l'ossigeno o per attirare la girazione.
Allora, queste cose che noi non possiamo controllare, non ci mettiamo in testa che la possiamo controllare, qui ce la prendiamo dalle basi e rispettiamo questi fondamenti della possibilità del tipo di vita che abbiamo noi. Magari nell'universo di sapere quante vite ci sono, ma non lo sappiamo e non lo sapremo mai perché abbiamo un limite e dobbiamo riconoscere questo limite e muoverci all'interno di questo, rispettando tutto ciò che rende possibile la nostra vita su questo pianeta. È un lavoro immenso, di millenni, di milioni d'anni, che noi non possiamo assolutamente riassumere. Ci sfugge sempre qualche cosa, non è possibile che noi conosciamo tutto di queste presenze e di queste interazioni tra queste presenze. Allora mettiamoci in testa questo. Il fatto di aver introdotto il massimo esperto di drammi in Italia era un tizio che si chiamava Mariani, il quale andava appunto anche. Ma è falso che questi drammi che lui faceva venivano chiamati in Cina come negli Stati Uniti, in Albania come nei paesi arabi, per inventare dei libri di dramma che fossero adatti a quel terreno. Però alla fine della sua vita lui confessava che con questo aveva fatto un sacco di danni, perché in realtà non è un'operazione che tu potesse fare. E se il grano poi è un artificio, noi ci abbiamo compagno, il mercato del grano, la lampagna la natura, ha fatto la natura, il grano abbiamo inventato noi. In natura non c'è il grano, è un'invenzione nostra, è un'invenzione con la quale abbiamo talmente esagerato che adesso sono proprio le zone cerealicole dove si coltivano i cereali che sono le più esposte ai pericoli della desertificazione. Già i romani l'avevano capito, tanto è vero che loro proibivano di coltivare i cereali nella penisola, ma solo nelle colonie. Colonie allora erano anche la Sardegna e la Sicilia, compreso il Nord Africa e il Medio Oriente. Nel giro di due secoli le zone cerealicole che i romani servivano sono diventate un deserto di sabbia, perché siccome non facevano né le rotazioni né la concimazione, in due secoli si erano consumati tutti gli elementi che avevano reso possibile quel particolare tipo di vita che è cereale, perciò non c'erano più gli elementi nutritivi e per la quale sabbia il deserto per l'eternità. Allora andiamoci un po' piano con queste cose. Non pensiamo che la scienza può spiegare tutto o può controllare tutto, perché non è vero. Noi dobbiamo essere molto attenti e rispettosi delle leggi di natura che hanno, attraverso queste norme, lavorio, creato questa situazione in cui non possiamo vivere e respirare. Il fatto di far aumentare, per esempio, la temperatura terrestre, pare che in Antartide sia già di 4 gradi l'aumento, si staccano dei blocchi di ghiaccio che dicono sono grandi come Milano, dico qui è una cosa seria, perché qui quando dopo le glaciazioni c'è questo aumento della temperatura, generalmente ci sono dei grossi disturbi nel pianeta, dove tutto si alza, no? Il livello degli oceani con gravi danni per tutte le coste. Allora, dobbiamo avere il senso dei nostri limiti, sapere quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare perché non sappiamo. Noi non sappiamo quali sono tutti gli elementi, tutti i movimenti di energia che ci hanno reso possibile vivere su questo bel pianeta, che poi è una casa bellissima, no? E contendiamoci di quello che ne vogliamo fare, vogliamo vivere un deserto di carbone. Insomma, rispettiamolo, no? Perché è così, perché non lo sapremmo rifare. La scienza dovrebbe soltanto affrontare le cose che sperimenta e può rifare. Siccome noi non possiamo rifare la biosfera, è impossibile che la rifacciamo. E non possiamo ricostruire l'ossigeno quando l'abbiamo consumato tutto. E non possiamo trasformare l'anidride carbonica, e allora andiamoci piano, no? Restiamo nei nostri limiti, rispettiamo questo.
quello che ci ha dato questa evoluzione di milioni d'anni in cui non possiamo vivere, dobbiamo lavorare attenzione, rispettiamola e andiamo avanti, abbiamo abbastanza da fare. Le modifiche che noi facciamo evidentemente che vogliamo, ci siamo un po' di tanti, facciamo delle nostre modifiche, ma sempre nei limiti delle leggi di natura. Non possiamo trattare la natura come una materia passiva della quale possiamo fare quello che ci pare, la scherziamo. La natura è qualcosa di vivente che come ogni forma di vita merita rispetto, conoscenza, osservazione e amore. Perché bisogna anche amarlo questo pianeta. Non si va abbastanza alla storia, non si mette abbastanza nella storia la forza della affettività. Ossia deve essere affezionati alle cose, all'erba, agli alberi, ai panorami, a tutto quello che ci viene offerto quando lasciamo su questo pianeta. Ecco, dobbiamo amarlo di più, questo pianeta, e rispettarlo. Perché questa natura ci ha dato veramente qualche cosa che se noi lo siamo bene, io sono apprezzatissimo, mi dispiace molto se mi mandano una vicenda. Poi voi vedete la selezione che si è fatta, a forza di scaramenti, la selezione di quelli che devono sopravvivere. Ma chi so questi mostri che pensano a cose del genere? Perché se non ci rapportiamo sull'altra pianeta, evidentemente saremo tutti. Come si fa la scelta? E nel Medioevo toscano e anche altrove, quando una città era assediata, c'erano le bocche disutili. Allora il potere faceva il calcolo delle bocche disutili e li mandava fuori dalla porta a morte sicura nel campo dell'assediante. Allora vogliamo ritornare alle bocche disutili? Siamo in troppi? Dobbiamo ammazzare tutti gli altri che sono in più? E chi decide? E chi custodirà i custodi? Allora, su queste cose abbiamo un piano e soprattutto parliamo tra di noi tutti quanti, perché tutti abbiamo diritto a partecipare a un discorso su come si sopravvive su questo pianeta. E non possiamo delegare questo a quattro banditi i quali esercitano la violenza e l'inganno soltanto per il loro dominio di gruppo e personale. Noi sappiamo che siamo sulla via
Adriatico, per fare un esempio da vicino. L'Adriatico aveva già dei grossi problemi di inquinamento agli inizi degli anni 70, quando la Montedison continuava a scaricare tonnellate e tonnellate di fosfati nelle acque dell'Adriatico stesso. Gli ambientalisti si opponevano, ma la loro voce era troppo debole, non avevano potere. Questo è il punto. E gli enormi danni all'ambiente sono da attribuirsi, secondo me, al potere economico e alle industrie. È questo il punto. Ecco, scusate l'intervento, ma volevo chiarire la mia posizione. Siamo d'accordo. Io sono perfettamente d'accordo e mi fa piacere che siamo perfettamente d'accordo, soprattutto con una biologa, voglio dire. Quello che, diciamo, la richiesta, la domanda che cos'è la scienza, è una domanda certamente non contro la scienza come conoscenza, ricerca, no? Quindi come conoscenza, assolutamente ci mancherebbe altro. E mi rendo conto anche della reazione, io insegno in un liceo, quindi è chiaro, figuriamoci quando si parla, ed è giusto parlarne, ne parliamo noi insegnanti per prima, di interno almeno, diciamo, quelli che come dire, si rendono responsabili a pieno del loro ruolo civile, sociale, culturale, eccetera, eccetera, no? Però è chiaro che quando io sento la scuola, insomma, oggi tutto va male perché la scuola non si insegna bene, eccetera, eccetera, come dire, mi sento di fare lo stesso tipo di discorso, no? Perché non tutto, cioè un discorso troppo generalizzato, che però nella sua generalizzazione coglie sicuramente un punto di verità, perché noi siamo comunque all'interno di un tipo di tradizione culturale che comunque, no? È legata a quella storia che si insegna e quindi a tutta una serie, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi questo tipo di additamento, insomma, di condanna, me lo prendo come sollecitazione soprattutto a, come dire, a, come critica costruttiva. E questo certamente non mi fa sentire, come dire, di andarmene, di piegare il capo e di scusarmi il lato, piuttosto invece di rimboccare le maniche, di rivedere insieme a tutte le cose e di recuperare al meglio costruttivamente quello che ritengo sia un ruolo fondamentale, visto che abbiamo a che fare con esseri umani, bambini che diventano ragazzi, uomini e quindi cittadini. Allora il discorso, diciamo, rispetto a, non è rispetto a, come dire, agli scienziati, ricercatori, attenti, responsabili, e ce ne sono tanti, ho la fortuna di conoscerne anche qualcuno, insomma, che purtroppo, come sempre, viene messo a tacere. Il problema è che cos'è la scienza oggi? Cioè la scienza dominante, quella a cui, tra tanti, insomma, viene dato, per esempio, se io sento, ecco, ce l'ho lì il libro, e la Touche non è uno sprovveduto né un uomo della strada, è lui stesso uno scienziato, è un sociologo di grande fama, che virgolettato riporta le parole di un premio Nobel della biologia, cioè non ha parlato del professor Ugo della scuola media di biologia che gli è venuto in mente la mattina di dire una grossa fesseria, esaltato, ma parla di uno scienziato, premio Nobel. Allora questo premio Nobel al biologo che prevede per un uomo che non si adatta ad un ambiente che è diventato un immondezzario, detto da lui, la manipolazione genetica e quindi la costruzione, il cyberanthropus parla, non cyberanthropus, la costruzione di un uomo nuovo, che non chiamerò uomo, non lo so come lo devo chiamare, di un animale diverso, addirittura di un autonomo, di un meccanismo, di una macchina, no? Dice, noi cresceremo, nutriremo le nostre macchine. Allora voglio dire, se viene dato dal mondo della scienza riconosciuto un premio Nobel a Watson, che si permette di dire queste cose, permettete che io, donna di questo mondo, che amo questo mondo, rimango un momentino
stanno combinando, che stanno facendo. E lo so perché. Perché il problema giustamente è quello di ordine economico e quindi di potere. Ma allora la scienza dei ricercatori cosiddetti seri e responsabili, ma perché non si ribelle e dice come vi permettete di dargli un premio Nobel a costui che è semplicemente un fatto criminale? Non so se è chiaro il discorso, questo voleva essere. Tra l'altro io so bene, scusate, attraverso l'informazione, perché tra l'altro io insegno belle lettere, però sono andata sempre più appassionandomi e mi dispiace di non aver studiato scienze, perché mi rendo conto della necessità di conoscere a fondo la biologia, la fisica, la chimica, cioè tutti gli elementi che costituiscono la fisicità che bisogna prima di tutto salvaguardare, no? Se si parla di salvaguardare la vita. Ora voglio dire, a un certo punto ci sono tanti scienziati che si pongono proprio il problema, se lo pongono a tal punto che cominciano anche a venire fuori e a dire che se per caso non si allineano, non hanno i mezzi e gli strumenti per proseguire le loro ricerche. A proposito di quello che tu dicevi prima dell'America, della posizione dell'America rispetto alla Bosnia, eccetera, che tanto si è chiarito, non vuole intervenire perché non vuole spendere, perché sta appunto, questo era l'ultimo articolo che ho letto su Internazionale, questo settimanale che leggo, perché l'America sta rifacendo lo stesso, sta prendendo diciamo, la stessa decisione di seguire la linea che ha seguito negli anni 19-20, l'isolazionismo, cioè loro penseranno i fatti loro, non interverranno con aiuti economici ovviamente, no? Nei confronti dei paesi soprattutto sottosviluppati o comunque bisognosi di aiuto economico, e nel frattempo, e qui riprende le parole di un politico detto di allora, si armeranno fino ai denti. Ora, per fare strumenti, armi belliche di quel tipo, di quella portata, per fare quelle armi servono degli scienziati, voglio dire. Non ci può andare la massaia o l'impiegato, insomma. Ecco perché io mi chiedo la scienza, cioè il richiamo alla responsabilità ognuno di noi, e quindi gli scienziati, fondamentalmente perché il problema di fondo, io almeno sono molto convinta di questo, è il problema delle armi, delle istituzioni militari, quindi il problema economico, solo questo. Io volevo ritornare alla lateralità di questo discorso, cioè a chi sostiene questo tipo di sviluppo. Lo sostiene anche con la monocultura della mente proprio, la cultura che noi esportiamo. E ricordo per esempio che questo Papa è andato a colonizzare mentalmente della gente, ha lasciato la sua macchina blindata e adesso tutte le domeniche questi poveri haitiani che proprio vivono una miseria più nera vanno a messa davanti alla macchina del Papa e la baciano, una macchina blindata bianca vuota. Ecco dove la cultura che esportiamo è fragata proprio dal potere anche clericale. Perciò stiamoci attenti anche a questo, ripensiamo tutte le cose che abbiamo detto, perché hanno bisogno di colonizzare anche le menti della gente, e questo lo fanno egregiamente da parecchi secoli. E un'altra cosa che a proposito di scienza e a proposito di monoculture che possono sì aiutare la sovrappopolazione a sopravvivere, però la fanno anche morire, perché la sovrappopolazione stessa è un invito alla morte, che più di tanto il pianeta non può nutrire. Perciò quello che si dice adesso da molte parti degli ecologisti non cattolici, andare avanti
rispettando l'ambiente, sono dolcemente, più lentamente, più soavemente, cioè rispettando quello che la natura ci ha dato. Io invito qualcuno che si interessasse di questo a venire a Trento, dove al Museo di Storia Naturale c'è una bella mostra di tutte le specie vegetali che sono scomparse e che stanno scomparendo. È un invito a rispettare tutto quello che abbiamo.